Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Scusate l'assenza di questo periodo, però durante le vacanze ho avuto la bimba a casa e come tante potranno capire è veramente difficile registrare un video con la bimba in casa, poi perché la mia bimba ha 3 anni, quindi sicuramente voleva venire qui in camera con me e io non amo che la mia bimba appaia su YouTube, come avevo già detto in precedenza. Comunque, passiamo subito al video. Vi premetto già che ci saranno tanti tanti video. Registrerò oggi, spero, il maggior numero di video possibili perché ne ho tanti arretrati. Questo è il video dei regali di Natale e della Befana e anche autoregali. Ho cercato di raggruppare il più possibile perché ne ho veramente tanti video da girare. Allora, partiamo subito con i regali per Natale. Allora, mia madre mi ha regalato questi stivali neri, ovviamente sono già stati utilizzati, sono degli stivali semplicissimi neri di pelle, li ha comprati da Bata. Sono veramente molto comodi, poi a me servivano degli stivali neri, quindi ne ho approfittato e ho detto vabbè mamma, comprami gli stivali. E in più mi ha regalato questo charms di Pandora, cercherò di farveli vedere tutti nel dettaglio, perdonate lo smalto sbeccato, questa l'orchidea che è veramente bellissima, io l'amavo da tanto tempo, la desideravo veramente da tanto tempo, da quando è uscita, veramente perdonatemi lo smalto ma non ho avuto il tempo, o registravo o facevo queste cose. Poi mia zia mi ha regalato un altro charms di Pandora, che è questo, è il quadrifoglio che significa fortuna in amore. Speriamo porti bene, diciamo che sta facendo il suo effetto. Infatti, volevo dirvi, vabbè, nel video precedente ho parlato, scusatemi, mi sono un po' emozionata sull'argomento. Il video precedente ho citato il mio compagno. Per qualcuna, per chi mi segue da tanto tempo, sa che io ho una bimba, però mi ero lasciata con il papà della bimba con il quale non ero sposata. E ora sto con un'altra persona che è il mio compagno, appunto viviamo insieme e per non dire sempre il mio compagno, gli dico si chiama Antonio, quindi così quando dirò Antonio capirete di chi sto parlando. Chiusa parentesi su questo argomento che mi emoziona parecchio, e passiamo subito agli altri regali. Poi mia sorella, continuiamo con i charms di Pandora, così me li tolgo subito, mi ha regalato due charms di Pandora, di cui uno è questo, l'intreccio, che è molto bello, mi ha detto la commessa che significa anche legami, e poi mi ha regalato quest'altro, che è i fiori di campo, veramente bellissimo, io amo i fiori di campo, quindi non c'è cosa più azzeccata. Comunque, se volete un video su tutti i charms di Pandora che posseggo, magari scrivetemelo giù nei commenti e vi farò il video. Poi continuiamo. Mio nonno mi ha regalato il cellulare. Allora, io avevo un iPhone 5 che purtroppo dopo un anno di vita ha iniziato a dare i numeri, cioè non mi prendeva più la linea, cioè mi sono trovata veramente malissimo. Mio nonno ovviamente mi ha dato dei soldini per Natale, io li ho investiti, quindi vi faccio vedere il regalo. Ed è questo smartphone semplicissimo, veramente super leggero e super sottile, della marca Mediacom, del quale io ne ho sentito parlare benissimo. Sono cellulari che hanno grandi prestazioni, però a prezzi veramente veramente molto competitivi rispetto agli altri, cioè per le caratteristiche che ha questo cellulare che si chiama Mediacom
PhonePad X525U. Paragonato a un Samsung o a un Huawei, si va sulle 400 euro per le stesse caratteristiche di questo cellulare. Comunque, poi magari vi farò sapere come mi trovo con appunto suddetto cellulare. Poi mio padre mi ha regalato il Clarisonic Mia 2 nella colorazione Peony. Io lo desideravo veramente da 2 anni, però non ho mai avuto il coraggio di acquistarlo perché erano tanti soldi. Ho approfittato della promozione del 20% e quindi me lo sono fatto regalare. Anche lui mi ha dato i soldi e io ho acquistato questo e l'ho pagato 119 euro. Devo dire, mi sto trovando parecchio bene. Ovviamente nella confezione c'era anche il detergente del Clarisonic, ma con quello devo dire che non mi sono trovata assolutamente bene, anzi mi ha fatto venire un sacco di imperfezioni, ma comunque magari ve ne parlerò nei top e flop del mese di dicembre. Ovviamente la testina che c'è in dotazione è quella per tutti i tipi di pelle. Quando dovrò cambiarla, perché ogni 3 mesi si cambia la testina, provvederò a comprare quella per poli dilatati, per pelle mista grassa per poli dilatati. Poi, allora, scusatemi che mi sposto perché ho tutti i regali di qua. Poi, le mie cognate, quindi le sorelle di Antonio con i rispettivi mariti, mi hanno regalato questo addobbo natalizio che è bellissimo, che è il cuoricino in stile shabby con le due pigne porta fortuna, ecco scritto Christmas, bellissimo, veramente molto molto carino e sfizioso. E poi, sapendo la mia passione per le candele contenitori di vetro, veramente ero andata con mia cognata in giro per un negozio a Battipaglia e avevo visto appunto questo oggetto, me ne ero subito innamorata e ho detto: ah, ci starebbe benissimo nella mia camera da letto. E lei ovviamente se n'è ricordata e mi hanno regalato questa candela bellissima, è veramente stupenda, si apre e c'è la candela di dentro che, come vedete, è già stata usata perché l'accendo quasi ogni sera. E questo ovviamente può essere poi utilizzato come porta cotton fioc, porta spugnette da trucco, così è tutto colorato all'interno, porta dischetti di cotone per tenerlo lì sulla postazione, veramente veramente carinissimo. Lo riappoggio qui perché ho paura di romperlo. Poi la zia sempre di Antonio mi ha regalato, una zia, mi ha regalato questo foulard molto molto carino. Non so se la fantasia si riesce a vedere bene, ma è molto, tutto floreale, molto carino, comunque molto primaverile, come sciarpetta, insomma, in primavera, nelle giornate ventose di Catanzaro ci sta benissimo. Poi i miei nipotini Gabriele ed Emanuele, i figli di mia sorella, mi hanno regalato, mi hanno commosso tantissimo, non me l'aspettavo, mi hanno fatto il regalo sapendo che ho gli smalti messi da parte giù nella profumeria di casa Senese. Mi hanno comprato due smaltini della Essie. Il primo è il numero 34 Jamaica Me Crazy ed è questo fucsia bellissimo, tutto perlato, molto 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 carino. E poi questo qui che si chiama, è il numero 271 e si chiama After School Boy Blazer. Magari riusciamo con la luce. Ok. Ed è questo blu intenso matte, bellissimo matte, cioè lucido però senza perlescenza, insomma. Poi passiamo agli autoregali, vi faccio vedere un po' gli autoregali. Allora, sono andata al centro commerciale
a Ponte Cagnano, dove c'è la Wycon, e ovviamente ho visto questo set che cercavo sul sito e non lo riuscivo a trovare, e l'ho trovato in sconto anche se non sbaglio. Il set della Wycon, questo con questi 5 rossetti, che ovviamente come pack ricordano vagamente i MAC, e poi mi piacevano tutte le colorazioni perché ci sono tre nude rosati, cioè due nude rosati, diciamo, un malva, un fucsia e un rosso. Sono matte se non sbaglio come rossetti, e comunque me ne ero innamorata e li ho voluti a prendere, poi perché questo kit è costato, ve lo dico subito, 20, no, sì, 23,90 euro, perché da 29,90 euro che costavano ho avuto lo sconto di 6 euro e quindi è venuto 23,90 euro. Poi perché ne ho approfittato, perché io Wycon qui nella mia città non c'è, e quindi avevo bisogno della tessera, perché ovviamente acquisto sempre dal sito, però dal sito mi hanno fatto fare la tessera, mi hanno fatto registrare, però la tessera non mi era mai arrivata, quindi non avevo mai diritto a accumulare punti come per esempio con la Kiko. Comunque, quindi questo l'ho pagato 6 euro in meno, e 23,90 euro per 5 rossetti mi sembra un buonissimo prezzo. E in più mi hanno fatto scegliere, mi hanno regalato uno smalto, e io ho voluto acquistare questo smaltino qui, che è un Sugar Effect, e questo è il numero 833. Questo, ed è tutto questo, è un rosa pesca arancio, non lo so, molto carino, molto tenue. Comunque ovviamente ho pensato all'estate, perdonatemi, mi è caduta la busta. Comunque ho pensato all'estate per questo smaltino, visto che comunque di smalti ne ho veramente un'infinità. E continuiamo con gli autoregali. Mi sono voluta autoregalare questo mascara, che è il Roller Blush della Benefit. Questo ovviamente è una mini size. Questo è lo scovolino, che è in silicone ed è fatto così. Questo promette di fare le ciglia mo' di bigodino, di incurvarle. Allora, io sinceramente da solo non vedo grandi risultati. Applicato sopra un altro mascara, al momento sto utilizzando questo, che è il Better Than Sex di Too Faced. Diciamo che le incurva un poco, le incurva rispetto a quello, anche se sia quello che questo sinceramente non mi sono piaciuti tantissimo. Sarà che li paragono al mio adorato Chanel, che non ha paragoni con nessuno, e quindi questo è stato un altro mio autoregalo di Natale. E poi il pezzo forte degli autoregali di Natale sono stati questi. Allora, innanzitutto, ovviamente, il giorno prima di partire per Eboli, MAC ha lanciato con l'esclusiva online il rossetto di Dita Bondiz. Cosa facevo io? Era da almeno 3 mesi che stavo aspettando l'uscita del rossetto e me lo sono comprato. E ovviamente si chiama Bondiz. Il packaging è lucido con la firma di Dita Von Teese, e la firma è anche impressa sul rossetto. Ora, io dalla videocamera lo vedo più arancione, vi posso assicurare che è un rosso ed è un matte, però è molto 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 confortevole sulle labbra, ed è questo. È veramente un colore splendido. È bellissimo, io questo l'ho indossato a Natale, no, a Natale no, l'ho indossato a Capodanno, perché a me quando è arrivato io ovviamente non c'ero, ed è veramente bellissimo. Cioè, vabbè, a parte che i rossetti di MAC, cioè, per me sono proprio una sicurezza.
Poi un altro rossetto sempre da MAC che ho voluto acquistare è stato questo. Questo l'ho acquistato perché, a parte che è nella mia wishlist da almeno quest'estate, ma poi ho letto che uscirà, non mi ricordo dove l'ho letto, ma ho letto che uscirà di fuori produzione, MAC lo toglierà, quindi ho detto no, non posso perdermelo, ed è il Fusion Pink, che è esattamente quello che indosso oggi. È un amplified cream che ha un po' l'effetto di Short Kid, quindi con queste perlescenze, ma veramente io più che perlescenze le definirei, ecco, delle luminosità. Io così lo definirei. Ed è un fucsia con una punta di rosso veramente bellissimo. Ora ve lo faccio vedere swatchato vicino. Guardate che quanto è luminoso. È bellissimo, io lo adoro, lo sto praticamente indossando nelle giornate grigie. Io indosso questo giusto per tirarmi un po' su di morale. Poi ho acquistato questo, che era da quando è uscito che l'avevo puntato, però poi ci pensavo, lo mettevo nel carrello, lo toglievo, dicevo no vabbè, poi pensavo ma di nude non ne ho questo, poi vedevo degli swatch indossato su Facebook, su YouTube. Alla fine, quando ero lì, ho detto ok, me lo compro, perché nude effettivamente io non ne ho, e quindi ho detto meglio comprarne uno di MAC, che sinceramente so che lo userò. E questo è Mer, che devo dire non ha deluso assolutamente le aspettative. Anche questo è un matte, ma super confortevole, ed è questo, è comunque un nude su base rosa malva. Ed è questo, bellissimo, cioè veramente, veramente, veramente molto elegante. Io lo ritengo veramente, veramente, lo ripeto un'altra volta, elegante, perché anche senza trucco, io per esempio ieri sono uscita senza trucco, ho dato soltanto un po' di coppiocchiaie ovviamente per la decenza, e questo è veramente è un incanto. E poi in negozio mi hanno, ovviamente potevo scegliere un campioncino, e ho scelto il pigmento rose, che è questo colore qui, che io ho indossato anche a Capodanno, non ricordo se l'1 o il 31, ed è bellissimo, un effetto veramente bellissimo sugli occhi, pur essendo un pigmento non mi è caduto per niente qui. Ed è stato lì tutto il giorno, veramente è stato lì e non si è mosso per tutto il giorno. E come base ho messo soltanto il primer di Essence, che è quello che sto utilizzando al momento. Quindi questi sono i tre rossetti MAC di Tavon Teeze, Fusion Pink e Mer, stupendi. E poi passiamo, allora no, scusatemi. Prima di passare ai regali che mi ha fatto Antonio, che li ho tenuti per la fine, io allora in ogni posto dove vado compro una pallina per l'albero di Natale. Ovviamente non le sto mettendo ora le palline che sono in vetro, più delicate, perché ovviamente la mia bambina ha una propensione a distruggere l'albero di Natale. Quest'anno penso di averlo aggiustato almeno 3, 4, 5 volte anche, quello mio nel soggiorno. Quello di camera sua ovviamente andrà solo preso e buttato via. E quindi abbiamo comprato, essendo stati tempo fa a Viggiano, che è il paese dove è nato Antonio, ho voluto prendere, cioè mi ha regalato lui, cioè questo però è successo un po' di tempo fa, non mi ricordo più come si apre questa scatolina, ok. Una pallina che è questa, proprio raffigurante appunto il paese di Viggiano, che è bellissima, tutta fatta a mano ed è ovviamente di ceramica. Questa io ovviamente la metterò quando Rosa avrà 18 anni sull'albero, ma scherzo. E
E quindi questa me l'ha voluta regalare lui come il nostro primo addobbo natalizio. E poi ad Eboli ho visto, c'è stata una fiera, non una fiera, praticamente una serie di negozianti, di ristoranti hanno fatto uno speciale Natale, diciamo così, ora non mi viene il termine, per la degustazione dei prodotti tipici, dell'artigianato, eccetera, eccetera. C'era una signora che confezionava non so che cosa, sinceramente io ho visto le palline di Natale e me ne sono innamorata di questa, che è tutta cangiante, non so se si vede l'effetto. Ecco, così, tutta cangiante, e c'ha tutte delle foglie di acero, è tutta fatta con delle mini foglie di acero, visto che noi il fine settimana ci facciamo i pancakes con lo sciroppo d'acero, ci è sembrata un'idea carina e ce la siamo comprata. Ora mi cade, e ce la siamo comprata, qui è fatta proprio carina, c'è una perlina. Molto molto carina, ci è piaciuta, poi comunque è costata veramente pochissimo perché è costata 1,50 euro, quindi abbiamo fatto il secondo addobbo di Natale. Poi Antonio mi ha regalato per Natale questa chicchetta troppo carina che è l'asciugasmalto, perché lui sa, ogni volta mi vede che mi agito quando asciugo lo smalto, e quindi qui si mette la mano, si preme ed esce l'aria fredda per asciugare lo smalto. Ovviamente non è che fa miracoli, però invece di agitare le mani lo si mette qui, è più carino. E questo lo ha comprato da Tiger. Da Tiger veramente ci sono un sacco di queste cosine sfiziose, carinissime. Poi mi ha regalato un libro di cui sapeva che avevo già letto, un libro di questa autrice, e ha voluto regalarmi un altro libro che è questo di Silvia Day, Chiedimi di amarti. E niente, è veramente carino come libro. Scusatemi, ma c'è un'ape, no, una mosca che sta volando fuori la mia finestra. E io di questa autrice avevo letto 7 anni di peccato, che vi consiglio perché è veramente un libro molto carino, un bel romanzo di amore, ovviamente. Poi mi ha regalato due Yankee Candle in taglia small, due giare piccole. Ovviamente questa potete vedere che oggi penso che finirà, ed è il Christmas Garland, credo che si pronunci così, insomma ghirlanda di Natale, ed ha un profumo bellissimo di pino, proprio sì, io quello che sento di più è l'odore del pino, ed è veramente molto fresco ed è molto piacevole da avere a casa. Non me l'aspettavo, però è veramente molto piacevole. Infatti, guardate, l'ho finita praticamente in meno di un mese. E poi mi ha regalato questa, che ho in camera da letto, che accendo insieme a quell'altra che mi hanno regalato le mie cognate, e si chiama Season of Peace. Anche questa è bella. Da qua non si vede, è bella consumata, cioè insomma è arrivata quasi a metà, e questa ha un odore veramente molto 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 delicato. Io ci sento anche un po' di talco, una fragranza molto talcata, però veramente molto buona. Eppure essendo una fragranza molto delicata, vi posso assicurare che in camera da letto, quando lo accendo ogni sera, proprio si sente questo odore delicato, bello, veramente bellissima. E poi il pezzo forte del regalo, perché come se non bastava tutto ciò, tempo fa, ahimè, mi è caduto il mio phon dalle mani. Il mio adorato Parlux mi è caduto giù dalle mani, mentre, anzi non dalle mani, io l'avevo appoggiato per pettinarmi i capelli mentre lo asciugavo, boom, è caduto, si è rotto. Disperata da questa perdita, lui ovviamente, che è tanto carino e non può vedermi così disperata, mi ha regalato il nuovo Parlux, sempre 3000, questo è la Ionic Edition, quello non era agli Ioni. Vi dico, secondo me, allora io prima di provare il Parlux, io quell'altro Parlux me l'avevano regalato tipo nel 2007-2006, mi si è rotto quest'anno che era il 2005,
Ma perché si è rotto? E, praticamente io prima di provare i Parlux avevo avuto un sacco di phon, ma li squagliavo proprio i phon, perché io ho molti capelli, li porto anche abbastanza lunghi, ma ne ho veramente tanti. Poi il mio capello è grosso, quindi va asciugato veramente bene, altrimenti è un casino. E io dopo che ho provato questi ragazzi, cioè, a me non si sono più squagliati i phon, proprio li squagliavo, proprio non, i phon a me non duravano assolutamente nulla. E niente ragazze, questo è il video dei miei regali della Befana e dei miei regali Natale. Anzi, vi faccio vedere un altro regalo, spero che non cada giù il tablet, ecco, ho sbagliato cassetto, scusatemi, che mi ha fatto sempre Antonio, però questo per il mesiversario, perché noi facciamo il mesiversario a il 25 di ogni mese, e lui mi ha regalato questo anello della Bliss, che è veramente veramente molto 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 bello, è questo, è veramente molto bello. E non è ovviamente l'anello che voi potete immaginare, non è quell'anello lì. E niente, questo è tutto per il momento. E spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere con i vostri video, nei commenti, cosa avete ricevuto anche voi per Natale. E niente, io vi mando un bacione grossissimo e ci vediamo presto per il prossimo video. Ciao!